E eccoci amici di On The Video, puntuali come sempre naturalmente. Claudio, già vedete nel mio tutto splendore la nostra Vale. Ciao Vale, Ciao, tutto bene Vale? tutto bene te? Tutto bene. Abbiamo un ospite oggi, direttamente da Reggio Emilia. Assolutamente sì, Alfonso Oliver. Buonasera a tutti. Ciao Alfonso, benvenuto. Grazie a voi, Partiamo grazie subito con la prima domanda. Come ti sei avvicinato al mondo della musica? a voi. Ma diciamo che la musica che si è avvicinata a me, ovvero ho sempre avuto la passione sin da piccolino di cantare. Poi un giorno succede che aprono proprio una scuola di musica pubblica davanti a casa mia e la cosa curiosa è che davanti a casa mia ci capiti solo per sbaglio, quindi da lì ho capito che era il destino, insomma, mi sono messo a studiare musica seriamente e così nasce il mio mondo musicale, insomma. Ok, sappiamo che sei cantautore e compositore. Come nascono i tuoi brani? Ma i miei brani nascono un po' dalla quotidianità, come un po' tutto, diciamo, prendo ispirazione da quello che mi succede attorno e da lì poi ne traggo canzoni, che poi metto in rima e tutto quanto e compongo, insomma, è tutta una successione di emozioni, comunque sia, sono cose che nascono da sole, ecco. Ok, e quindi che messaggio vuoi trasmettere alla gente che ascolta i tuoi brani? Ma più che altro vorrei, cioè io vorrei fungere come un fratello che ti parla a cuore, a pelle a pelle, cioè, ecco, io amo definirmi un comunicautore, cioè quello che mi piacerebbe è esprimere emozioni e comunicarle, insomma, tutto qua. Nel genere musicale in cui ti riconosci? Ma il genere musicale, rock, pop, Britpop. Insomma, tutto quello che è bella musica, insomma. Io credo che ci siano due tipi di musica, quella cattiva e quella buona. Poi il resto è tutto un genere unico insieme, insomma. Okay. Sappiamo che hai avuto anche un gruppo che si chiama, o che si chiamava, adesso non sappiamo se si sono sciolti o meno, di Oliver. Poi hai scelto di fare una carriera da solista, come mai? Ma diciamo che c'è stato un momento in cui le strade si sono dovute dividere per forza perché non eravamo tutti sulla stessa, diciamo, della stessa idea. Si sa che questo qua è un mestiere duro, molto duro, anche se, diciamo, bisogna avere appunto tutte le persone che abbiano la stessa mentalità, la stessa direzione. Ecco, non si aveva più quella dimensione musicale e anche di meta che poteva, diciamo, tenere unito un gruppo. E allora da lì ho deciso di intraprendere una carriera solista. Tra un attimo farai un live che si chiama L'universo siamo noi. Di cosa parla questa canzone? Ma L'universo siamo noi è un po', vuole raccontare un po' insomma, dobbiamo crederci in quello che siamo, in quello che vogliamo essere, avere il coraggio di diventare ciò che siamo veramente. E quindi appunto L'universo siamo noi è un dialogo che faccio a una persona che può sembrare una ragazza, ma diciamo, è universale, ecco. Dove appunto dico, crediamoci, stiamo uniti e vediamo, e vedrai che le cose accadranno, insomma. È proprio un messaggio, diciamo, di coraggio, ecco, di forza. Un Per bellissimo credere, per messaggio. credersi, sì, per credere e credere in tutto quello che siamo, insomma. Quindi a questo punto ti lasciamo il palco e ci gustiamo insieme il tuo live. Siamo vivi e non andremo a posto.
sui muri di questa città. Ti curerò da ogni maledetta verità. E guardando indietro capiremo che non ci sono spiegazioni alle illusioni. Da ciò che tutti chiamano realtà, ah, ah, ah. E rieccoci dopo aver visto e ascoltato insieme questo bellissimo live del nostro amico Oliver. Parliamo un attimo del tuo primo album, anzi dell'ultimo album, perdon, che si chiama Tutta colpa della musica. Vuoi parlarcene un po' di cosa tratta? Assolutamente, sì, il primo album vero e proprio era appunto quello con gli Oliver, che era Hotel del Rock, con la Terra Sommersa, era un'etichetta romana. Poi appunto nasce Tutta colpa della musica, il mio primo album da solista, siamo un album che mi ha portato molta... diciamo fortuna, perché mi ha fatto conoscere veramente a tante persone del settore, ha aumentato molto la mia credibilità. E poi un album che mi ha portato anche a Sanremo grazie a una trasmissione collaterale di Sanremo, dove appunto ne avevo scritto le sigle e ho avuto appunto l'opportunità di promuoverlo, e sono finito anche su Rai 3 come uomo sigla di Blob, insomma, grazie al brano Giro Giro Mondo, che è stato il brano che ha lanciato il disco nelle radio italiane. E quindi sono veramente entusiasta di come è andato. E poi sai, il primo album non si scorda mai, esatto, come devo dire, così, no? Primo album da solista, insomma. Il live più emozionante? Ma il live più emozionante, sì, è stato con la mia band, gli Oliver. Eravamo davanti a 10.000 persone all'Hard Rock Beer Festival di Reggiolo, che è una festa della birra rinomatissima, dove ci fanno anche Rutto Sound. e c'era un sacco di gente ed è stato bellissimo, è stato veramente qualcosa di irripetibile, cioè ripetibile, nel senso, per adesso, ecco. È quello che ti è rimasto più nel cuore, diciamo. Così. Sì, sì, nel cuore, sì, sì, nel cuore, nella mente, dappertutto. Ok. Parliamo un attimo di progetti futuri, perché so che dovrebbe uscire da giorni il tuo nuovo video e forse stai già lavorando anche un nuovo album, se non sbaglio. No, diciamo che album ancora no, sto lavorando ad altri singoli che poi sicuramente comporranno un album. Il video, ecco, no, il video invece è una cosa alla quale tengo molto, perché appunto è il video del mio ultimo singolo, Bla Bla Bla, di cui appunto vedremo anche il video, che è uscito già nelle radio il 23 di dicembre, se non erro, sì, il 23 di dicembre. Ho già avuto un buon feedback del brano e ci tengo appunto perché il video sarà sicuramente uno di quei video che segue un po' il filone Oliver, diciamo un video un po' vedo non vedo, un po' puntato sul genere femminile, ecco, come piace a noi, ecco. E appunto anche invito a venire sulla mia pagina, a cliccare un bel like, così potrete vedere anche il video Alfonso Oliver e potrete aggiornarvi di tutto quello che mi riguarda, insomma. Quindi okay. Video. Solamente l'altro ieri credevo amore eterno, l'uso di averlo trovato. Mi sono disilluso, maledetto e stropicciato. Bla 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 bla. Dove sono finiti quei progetti stabiliti? Un futuro bianco e nero, tanto amore, poche liti. Dove sono finite quelle sere a raccontare? Che per ogni giorno tu mi stavi ad aspettare. Bla bla bla.
bla 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 bla. Ora mangio pane con rimpianti e tradimenti, prendo bastonate ma non mollo questi denti. Ti ricordi ancora che eravamo in una storia? Pensa alla mia faccia come fosse una malora. Dimmi cosa t'abbia fatto poi cambiare idea. Mi chiamavi principe e tu eri la mia dea. Adesso che mi incontri faccia a faccia per la strada, ti giri su te stessa e non mi degni di un'occhiata. Bla 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 bla, lei diceva bla bla bla. Se permetti mi riprendo dietro i giorni, mi faccio i conti in tasca, me ne vado coi miei sogni. Mi sei debitrice verso questo sentimento, adesso paghi i conti per il nostro fallimento. E dopo aver visto questo video, vedo non vedo come l'ha definito il nostro amico Oliver, i prossimi appuntamenti. Ma i prossimi appuntamenti appunto saranno dedicati alla promozione di questo singolo, di questo video, tramite televisioni, radio, e appunto come dicevo prima, se vi va di venire sulla mia pagina Alfonso Oliver, lì troverete tutto quello che mi riguarda. Altri contatti? Sì, il mio sito ufficiale www.alfonsoliver.it, su Spotify Alfonso Oliver, YouTube Alfonso Oliver, Twitter anche Alfonso Oliver. Insomma, Alfonso Oliver. Ok. Noi ti ringraziamo Alfonso per essere stato ospite on the video. Se vuoi aggiungere qualcos'altro di quello che non abbiamo detto di... No, sono sì, vi ringrazio perché siete stati molto gentili a invitarmi, è una bella cosa. Grazie, grazie a te. Grazie. Naturalmente quando uscirà il tuo nuovo album o un nuovo singolo, certo, noi siamo qua più che volentieri. Ok. Detto questo, prima di salutarvi naturalmente do la parola alla nostra Vale per tutti i nostri appuntamenti. Giovedì canale 111 Lodi Crema TV alle 20.30, il venerdì alle 14, la domenica alle 12.30 su Lombardia TV, canale 99 172 nel Lazio. Io come sempre vi ricordo la nostra pagina Facebook On The Video, il nostro canale YouTube On The Video Lombardia TV. Ringrazio la nostra regia che è naturalmente pronti e via, ha messo già fuori la sua nostra grafica. E salutiamo Mambo. E non salutiamo Mambo naturalmente, grazie Mambo, oggi solo presenza, non ha parlato oggi. Silenzio stampa il nostro Mambo. Naturalmente io ringrazio la nostra Vale per essere stata con noi, in questo momento la settimana prossima sempre qua, coppia che vince non si cambia, e l'appuntamento come sempre amici settimana prossima, ciao!